L'assessore regionale Aguzzi giustamente non poteva mancare a una struttura che va a coprire un territorio vasto come questo, il sud delle Marche. Sì, non potevo mancare e ovviamente ci tengo anche molto a essere qui presente. Mi avevano parlato della inaugurazione, dell'apertura di questo nuovo impianto già da un po' di tempo. Attendevo appunto l'ultimazione dei lavori per anche visionarlo e capire un po' un attimo anche il meccanismo di tutto questo. Noi ci lamentiamo sempre, ed è vero questa cosa, che nelle Marche siamo un po' indietro perché riguarda l'impiantistica e il trattamento dei rifiuti. Siamo molto avanti, in una fase molto avanzata di raccolta differenziata, una percentuale alta, anche abbastanza di qualità, però poi tendenzialmente spesso siamo costretti a mandarla fuori regioni per il trattamento ed il riutilizzo. Ecco, su questo dobbiamo assolutamente accelerare. Anche il nuovo piano regionale dei rifiuti che stiamo predisponendo sarà proprio vocato a questo, ad avere l'impiantistica all'interno della nostra regione per risparmiare costi, inquinamenti e per rendere più funzionali tutto il ciclo. Ecco, qui oggi abbiamo un esempio, una buona base di partenza. Abbiamo un buon esempio di come dovremmo, diciamo, proseguire anche nel resto della regione, con anche altre tipologie di impiantistiche. Quindi parlo di vie digestori per quel che riguarda l'umido, attività legate anche al riciclaggio e riutilizzo del vetro, che non è ad esempio qui. Oggi qui noi vediamo un impianto che tende a riutilizzare carta e plastica tendenzialmente e alcuni altri materiali. Quindi ecco, è un impianto assolutamente all'avanguardia, è un impianto che non è calibrato semplicemente per questi tipi di rifiuti di questo territorio, ma credo che questo possa essere un impianto utilizzato anche per rifiuti magari che provengono da altre parti della regione. Questo non è assolutamente un problema, anzi noi dovremmo anche, guardando al futuro, evitare di disseminare il territorio di mini impianti, ma concentrare in alcune aree adatte le attività che poi vanno al servizio di tutto il territorio anche più ampio. Questo di oggi ne è un esempio, quindi complimenti a Picena Ambiente, so che hanno portato avanti questa iniziativa anche nel giro di poco tempo, in un paio d'anni, con finanza propria, quindi non sono stati né contributi europei né PNRR, mi risulta che sia una finanza propria, diciamo così, dell'azienda Picena Ambiente. Quindi siamo qui da inaugurare un qualcosa di molto positivo che è stato portato avanti con grande capacità.